amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno del nostro telegiornale, apertura dedicata ad una notizia di politica, un'iniziativa dal potentissimo valore simbolico, quella messa in piedi da alcuni cittadini stranieri davanti alla prefettura di Lecce stamattina. Un flash mob dal forte impatto emotivo per ricordare la strage di ben 900 migranti morti annegati nel canale di Sicilia avvenute nei giorni scorsi. Distesi per terra con sopra un velo bianco emulando la morte di coloro i quali non sono sopravvissuti alle onde del mare. Una notizia terribile che, sconvolgendo l'opinione pubblica italiana e straniera, non deve finire nel dimenticatoio. Ed ecco piovere dunque iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia, da hashtag sui social network a veglie di preghiera fino a dimostrazioni come quelle esibite nel capoluogo salentino. È importante insomma che la memoria di queste persone rimanga sempre viva affinché le istituzioni possano varare delle misure ad hoc per evitare in futuro tragedie di tali dimensioni. Cambiamo adesso argomento, passiamo alla cronaca. Questa mattina un anziano novantenne si trovava in sella alla sua bici alle porte di Guagnano ed è stato accidentalmente investito da un'auto Fiat Doblò. Adesso si trova all'ospedale Vito Fazzi. Ricoverato d'urgenza in codice rosso, le sue condizioni adesso sono gravissime. È immediatamente intervenuta sul posto un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure. Adesso, come anticipato prima, si trova all'ospedale Vito Fazzi lottando tra la vita e la morte. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono sopraggiunti sul posto i carabinieri della stazione locale, che non hanno fatto altro che constatare lo svolgimento dei fatti. Proseguiamo il nostro telegiornale con una notizia di politica. C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine la decisione è stata presa. Paolo Foresio, capogruppo PD cittadino a Palazzo Caraffa, si è candidato per le prossime elezioni regionali. L'ufficializzazione della candidatura è arrivata ieri pomeriggio all'Hotel Tiziano, dove a lanciare la sua designazione è stato il sindaco di Bari, Antonio De Caro, coordinatore dell'area renziana in Puglia. A sostenere Foresio nella corsa in regione per Emiliano Presidente ci saranno anche il consigliere Rotundo e Antonio Coppola, sindaco di Tricase. Per Foresio ora ci sono 40 giorni a disposizione per andare in giro nei vari comuni del Salento a fare campagna elettorale o, come preferisce dire lui, a portare avanti le proprie battaglie, trasferire le proprie idee alla gente e cercare di dare una speranza a quanti credono ancora nella buona politica. Concludiamo con la pagina sportiva e dunque col calcio. Proseguono gli allenamenti dei giallorossi di Mister Bollini in vista del prossimo derby contro il Martina Franca, in cui giocano gli ex Bleve e Fabiano. Nella giornata di ieri gli uomini di Mister Alberto Bollini sono stati impegnati in una singola seduta allo stadio Via del Mare, alla quale non hanno partecipato il centrocampista Salvi e l'attaccante Manconi. Inoltre, nel corso dell'allenamento hanno svolto differenziato Caglioni, Bogliasino, Mannini ed Embalo. Oggi è previsto allenamento pomeridiano sempre a Lecce. Prima di concludere vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche su versione mobile. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a domani, arrivederci.